Se le due sconfitte all'inizio erano accettabili con la Roma e col Bologna, la terza col Torino no. Per cui, come vi dico sempre, testa, cuore, cazzimma, grinta, tutto quello che abbiamo in campo oggi col Torino e proviamo a portare a casa questi tre punti, ragazzi, sono fondamentali. È uno scontro, questo vale forse 6 punti, perché è uno scontro salvezza. Il Torino è la nostra portata, senza Belotti oggi dobbiamo crederci, ragazzi. Comunque, upgrade di maglietta, di Bonazzoli e crediamoci. Dai! Oh! Ah, ma che pere di tacchio! Che passaggio è? Ma dove la dai? Di tacchio! Meno male che Piazza sta inguaiato, meno male! Ma meno male! Mamma mia! Dacchio! Hai accompagnatelo! Pienso su tu! Sancenna! Però abbiamo superato l'area di rigore almeno in 6. Dai, angolo! Assati che controlla! Assati col pallonetto! Pallone in bocca! Si alza la bandierina dell'assistente! E adesso vedrà. Fuori gioco! Ma quelli non sono stati fermi. Tutto fatto molto bene. Non vedi che erano fermi. Ma che lì stanno fermi sempre. Ma mo fanno il controllo VAR. Si è detto sta piede che era un po' più dietro degli altri. 64 metri. Bocelli. Fuori gioco, meno male. Ci siamo salvati. L'avevo vista di porta. Ma come ha fatto? Il portiere del Torino. No! Tocca dalla fine. No! Dai! Ma che è? Palo, dai! Dai che ci siamo ripresi. Dai, bravo! Da chissà, si è allungata male. Ha messo un po' che schiavone. Meno male. Mamma mia. Però le occasioni più importanti le abbiamo avute noi. Ragazzi, che lupo piaga. Madonna mia, che cosa è successo? Cioè, su calcio d'angolo in area nostra hanno fatto quello che volevano. Hanno fatto 4 tocchi nell'area nostra. Meno male che sempre Piazza sta sempre inguaiato. Fanculo. Ma dai. Sanabria. Ma come si può? Dal difensore centrale. Ragazzi, finito primo tempo, non posso essere felice della partita che stiamo facendo. Classico, chiusi dietro, abbiamo gestito, controllato per modo di dire il pallone forse per 5 minuti, proprio esagerando. Abbiamo avuto, a dire il vero, 2 occasioni importanti in 30 secondi, su calcio d'angolo e palo di Tacchio. La palla c'era tantissima e poi sulla Bonazzoli che è arrivato in anticipo su Milinkovic, cioè è a causa del calcio d'angolo. Però tutto Torino, un gol annullato per fuorigioco, anche se era netto comunque. E poi il gol di Sanabria, si è fatto male anche Ruggeri, uno dei giocatori più importanti della nostra squadra. Che dire, ragazzi, speriamo, ma è difficile giocare in questo modo, perché Simi non può ricevere palla dietro che non ce la fa a portarla avanti. Serve sostegno ai centrocampisti, pressing importante. Vediamo un po' come organizza il secondo tempo Castori. Ci vediamo al secondo tempo. Ragazzi, appena iniziato il secondo tempo, speriamo di riuscire a recuperare questa partita, ma la vedo tosta. Se non ci sbilanciamo un minimo, non riusciamo a fare nulla sicuramente, perché continuando a fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo, creiamo un'azione, tutto va bene, tutto il secondo, e subiamo e basta. Quindi, dai, proviamoci. Dentro l'area per Sanabria, ci mette la testa. Sulle palo per... Come abbiamo finito, così siamo ripartiti. No, ma dai! Vai, girati! Cazzo! Mannaggia la miseria, mannaggia Ciuric! Si è interessato sul secondo palo! Ma sembra così! Eccolo! Il colpo di testa vincente! Ma sembra così! Lo avevamo detto, al viso del gol, non guasta mai!
Questo manco deve giocare. Questo ha recuperato ieri, ha recuperato. È stato con troppa facilità. Dai, il sole là gli ha concesso troppo l'interno. Sai che già. Cioè, i cross che fanno gli altri. La nostra difesa non esiste sui cross degli altri. Ma come si può andare avanti così? Queste cose qua le paghi. E vai! Riverizza la tiro. Lo scarico è buono. Per Bonazzoli. Che la mette. No! Dai! Sveglia! Sveglia! Dai! Guarda te, scendi alla veloce. Da destra. Line accorcia su di lui. Pallone dentro. Per l'assana con le scendi in mezzo. Di nuovo che sfida. Altro spasso. Bonazzoli controlla in aria. Mannaggia! Mannaggia! Oh, che? Non è fallo! Dai, dai! Non sbagliare il pallone! Non tira! Scelta giù! Ti tacca in zona tiro! Bravo, l'ha fatto bene! Tira, tira! Dai! Almeno abbiamo tirato, dai! Almeno abbiamo tirato! Vai, dai, Ulibay che ti è sudato! Ma perché? Perché Sudak? Perché? In questo pomeriggio bravo. Non posso avere a te. Non posso avere ma non lo posso vedere. Ma non lo posso vedere. Non lo posso vedere così. E va Guders. Vai Popega. Popega. Ma te hai parlato? Mamma mia, cioè, ma sì. Dove sono i caschi? Dove sono? Stavo parlando pure io. No, oggi niente caschi. Al massimo oggi caschi di banane, ragazzi. Che vergogna. Tre cross, tre gol hanno fatto. Bravi, bravissimi. Ma dove vogliamo andare? Sembra uguale il cross. Grandissime potenzialità con Lukic che supera Gagliolo. No. I caschi di banane ci dobbiamo mettere. Sì, i caschi di banane. Polpettone. Ci dobbiamo mettere i caschi di banane in testa. I caschi di banane ci dobbiamo mettere. I caschi di banane. Chi poteva essere? Ci dobbiamo mettere i caschi di banane. 4-0 col Torino. Gagliolo. Abbiamo detto che era lo scontro da 6 punti. 4-0 abbiamo perso. Ma i caschi di banane ci dobbiamo mettere. Mettiamoci questi caschi di banane. Vergogna. Sì, 4 banane. 1, 2, 3 e 4. 4 banane col Torino. Abbiamo detto che era uno scontro diretto. Valeva 6 punti. Abbiamo preso 4. Non 1, non 2, non 3. Ma 4 banane col Torino. 4 col Torino. Se hai detto che con la Roma 4-0 era più che accettabile, con Bologna 3-2 la prima era accettabile, ma 4-0 col Torino no. 4-0 col Torino no. Così non andiamo da nessuna parte. Facciamo solamente queste figure da 4 banane. Vergogniamoci. Vergogna. Con questa squadra non si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte con questa squadra. Iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici, attivate la campanellina e superiamo i 200 like sotto questo video. L'ultimo l'abbiamo superato i 450, quindi mi raccomando, anche sotto questo video spolliciate tantissimo. Vi ringrazio della visione, vi auguro una buona giornata e non insultatemi troppo nei commenti, dai, alla prossima.